nome Aldo Moro, per cui nella scorsa legislatura è stata rifatta una commissione parlamentare. Nell'ambito dell'iniziativa volta all'approfondimento dei temi trattati nel libro Le lancette spezzate di Antonio Pesca, gli alunni del liceo classico Quinto Razio Flacco di Portici hanno incontrato l'autore del volume per approfondire i temi trattati nel romanzo adottato da diverse classi dell'istituto e proposto agli alunni quale lavoro di gruppo per il concorso Viaggio Libero, promosso e organizzato dal Comune di Napoli con il patrocinio morale della Regione Campania. Un romanzo, quello pubblicato da Antonio Pesca, che affonda l'ambientazione in quello che è considerato il più grave e misterioso avvenimento della storia della nostra Repubblica, il rapimento e l'omicidio del presidente della Democrazia Cristiana Aldo Moro, una vicenda avvolta ancora da tanti misteri che 40 anni fa ha cambiato la scena politica italiana. Un libro che narra la storia di un ragazzo alla ricerca dei motivi che avevano spinto proprio durante quegli eventi di 8 lustri fa al suo suicidio il padre, un giornalista investigativo di un noto quotidiano italiano. Un incontro a cui hanno partecipato la professoressa Angela Procaccini, dirigente scolastico ed ideatrice del concorso, che ha ricordato il valore del romanzo di Antonio Pesca, definendolo importante nel contenuto, scorrevole e lineare nella forma e coinvolgente nella lettura. Poi ci sono stati gli interventi di Yolanda Giovidelli, dirigente scolastico del liceo Quinto Razio Fracco, e del professore Giuseppe Coppola. Ma sono stati soprattutto gli studenti ad aver animato l'incontro, ponendo domande sui cosiddetti anni di piombo, di come nello stesso romanzo le vicende personali dei protagonisti si incrociano con la storia del nostro paese. Ancora sulla tecnica di scrittura e il passaggio dall'idea di una storia alla realizzazione di un prodotto librario, attraverso tutto il percorso dello storytelling, spunti di ricerca che verranno poi trasformati in performance di carattere artistico, drammatico e di presentazione.